Oggi ci troviamo in compagnia di Gianluca presso l'assistente delle due per il montaggio e le prime funzionalità del Weber MasterTouch Premium. Vediamo di capire insieme quali sono le differenze di questo nuovo modello della gamma Weber. Eccoci qui, abbiamo finito di montare, a dire la verità, fino a Gianluca di montare, io guardavo solamente il nuovo modello premium della linea Weber. La prima cosa che salta subito all'occhio è l'assenza della maniglia, la maniglia che ci consentiva di aprire il coperchio. E come apriremo il coperchio su questo modello? Semplice, c'è la nuova cerniera di apertura. Questa cerniera ci consente in un attimo di alzare il coperchio e di accedere direttamente alla griglia. Griglia di cottura che in questo modello è dotata della piastra di finitura in ghisa, un accessorio particolare che ci consente di finire dei carni nel migliore del mondo. Un altro elemento tipico di questo modello è la presenza della borchia con il logo Weber, un accessorio estetico però fa la sua parte. Per il momento è tutto, non mi resta che salutarvi e invitarvi al prossimo video. Un saluto e buona giornata.